Sempre bravo Luca Zaia, devo dire. Cambia discorso. Marketing. Sempre un governatore, sempre attento a queste cose, ma che vuol dire, perché non è solo una questione legata alla comunicazione, ma alle sensibilità, è quello. Soprattutto una regione, se ne parlava prima, una regione come il Veneto, dove due persone su cinque fanno parte di un'associazione, che sia sportiva, che sia di volontariato, che sia parrocchiale, ecco, quindi ho sentito prima dal Presidente alcune note un po' così negative, ecco. Io penso che anche il nostro governatore dà sempre dei segnali di positività, perché i veneti riescono sempre a trovare una spinta, una forza in più, l'abbiamo dimostrato nella storia, nel senso che questa era una sicuramente delle zone più povere forse d'Europa. Quanti, se penso anche ai miei parenti, quelli che sono andati in Argentina, quelli che sono andati di qua e di là, in Venezuela, i più fortunati magari in America, in Canada, ecco. E invece che fortuna e che ricchezza è stata prodotta dai nostri padri e dai nostri nonni, con lavoro, con intelligenza, creando anche un modello economico che è stato studiato nelle più grandi università, che poi sappiamo benissimo che in realtà non è un vero modello, perché è un po' lasciato al caso, insomma, quindi una grande fortuna fatta da gente operosa, ecco. Però quindi stupiamo ancora perché ci davano per morti e non siamo morti come modello. Ma mai, no, i veneti non sono mai morti, mai. In Veneto siamo tra le prime province come imprese, come start-up. La prima è Padova con 190, la seconda è Treviso con oltre 100. Ma io vedo che c'è sempre, anche nell'imprenditoria veneta, cioè io che faccio anche commercialista, cioè la crisi è stata violenta, è stata pesante, tante grandi aziende purtroppo hanno chiuso, però vedere nuove start-up, nuove aziende, ragazzi anche che si inventano nuove professioni, è veramente estremamente stimolante. Saremo un laboratorio di studio ancora, io credo. Molto stimolante. Perché i numeri ci stanno dando ragione su questo, io ho apprezzato, devo dire, il superammortamento e quello che è stato fatto, ecco. Però io penso che chi andrà al governo dovrà lavorare soprattutto sul cuneo fiscale, perché penso che questo sia il tema fondamentale. Cioè, per rilanciare i consumi bisogna dare ai lavoratori la possibilità di spendere più soldi. Questo è il tema del prossimo governo. Allora, smettiamola di dire che gli italiani non vogliono fare certi lavori, parlate con la Mirella e vedete cosa vi risponderà Mirella Tuzzato, lei che lotta tutti i giorni con questi discorsi del cavolo. A proposito di occupazione, sottosegretario, poi chiudiamo perché siamo...